nella puntata precedente. Ma invece di spendere ogni volta 1.000 milioni in sto posto qua, investiamoli in un video, no? Ho in mano 10.000 euro. Era il ristorante più alto del mondo e non lo sapevo. How much money did you make in one month? I made like 1,500. Okay, so we're gonna give you a month. 1,500 for you. Really? Yeah. You appreciate. Dallo scorso video c'erano rimasti 7.280 euro. Thomas allora ci ha proposto di andare nel resort più lussuoso degli Emirati Arabi, l'isola di Nuraj. E che fai? Te ne privi? Eh no, che non te ne privi. Quindi, dopo aver fatto tutto il tampone, siamo partiti. Buondì, siamo pronti? Siamo pronti. Ho preso il nostro Uber, loro due vanno col ferraccio dello zio qua, si vola. Pensi di sfruttare il nostro... Minchia, che roba. Vedete, avere Lamborghini non puoi neanche mettere le valigie. Cosa la prendi a fare? Ok. Vediamo là. Facciamo garetta. Bro, you have to go faster than the Lamborghini, eh? Un'oretta e mezza di macchina, poi là dovremo prendere una barca, devastante. Come on, let's go. Mi sa che Thomas arriverà prima di noi. Oh, sport, good job. Almost there. This is Lamborghini, Porsche car, this is for Lexus. Yeah, but this driver, bad. You, best driver in town. This is sport, mi sta attaccato al culo, grande, grandioso. Superato Thomas e ci vediamo ad Abu Dhabi. I'm blue, Abu Dhabi, Dubai, Abu Dhabi, Dubai. Very, very far. La strada che stiamo percorrendo è la Sheikh Zayed Road, che è quella che collega tutti gli Emirati. Quindi ora ci sarà, penso, strada e deserto per tutto il tempo finché non arriviamo alla frontiera. Siamo arrivati qua, adesso questa è la frontiera. Ci controllano i Covid test per essere sicuri che tutti quelli che entrano ad Abu Dhabi siano negativi. Controllano le targhe e tutto. Baby Johnson, do you have this or no? No, I have the COVID also. When you take the vaccine? Last test I take for February 28. The exit. È successa una cosa stranissima. E se non riusciamo a superare quella cosa lì, non possiamo andare ad Abu Dhabi. I check now again, ok? Ok, yeah. Proviamo un'altra entrata. Vediamo Thomas se è riuscito a passare. Ma siete passati voi? Certo, noi siamo entrati. Avete mostrato voi i tamponi? Sì, noi siamo a posto. Perché sono razzisti, ho fatto incattire anche con voi. Sono incazzati, mi pare. Cioè, devi ricambiare persona ogni volta, che sono così loro. Va bene, dai. You're still the best driver in town, don't worry. From where you come? Dubai. Questo is passport? Italian. Italia, okay. Oh, là. Bel brivido, ma ce l'abbiamo fatta. Ok, siamo arrivati. In teoria da qua dovrebbe prenderci una barca e portarci all'isola, se ho capito bene. We need to go to Zion, right? Yes, your friends are here. They are here. They missed the boat because of you. Oh, che bello. We will bring your baggage. Oh, ok, yeah, thank you so much. Thank you so much. Eccoci qua. Dobbiamo cercarci Alessandro. Yeah. Mister Alessandro della giusta. Continuiamo qua. Perfetto. C'è odore di mare stupendo. Wow. Cioè, questo fa schifo, credo, rispetto a quello che vedremo. Però lo stesso. Wow. Ecco il nostro uomo. Forza. You know Titanic? You know the film Titanic? You wanna be Rose? We stay like this? Look in this side. Look in that side. Saremo in una di quelle casettine là, con la spiaggia privata. Wow. Alessandro. Thank you. C'è odore di natura. Dopo tutto questo tempo a Dubai, veramente un po' di natura. Che bello, già vedere questa natura qua mi fa essere contento. Che figata. Non vedo l'ora di vedere la stanza adesso. Io sono abituato ad andare in stanze di hotel. In realtà è una villa, quindi si va alla villa. La nostra villa è il numero 123. E quindi 123 si va. Mamma mia. It's very nice.
Wow, non vogliamo stare troppo, dopo facciamo un tour. Non capisco un cazzo di quello che sto vivendo. Sono due giorni, possiamo stare, sì. Io voglio stare 10. Ecco qua, boh, questa è la vista, però non mostro troppo, basta, giusto qualche spizzichino, dopo facciamo il tour con calma. Però pazzesco. Sono scioccato. Ma voi non, è assurdo. Mi viene da ridere da quanto è assurdo. Biciclettine e raggiungiamo quegli altri che poi sono a un centimetro da noi. Che bene. Guardate qua che roba. Ma non si vede che siamo italiani, eh? Si parcheggia qua? Bam! Scusatemi la vista. Che bello. Dirò che bello un milione di volte. Ma e cos'altro si può dire? Cioè, c'è questo qua, questo qua, questo qua. Che bello. Fa freddino. Rientriamo in camera. 1, 2, 3. A dopo. Dai. Benvenuti. Non vi mostro ancora, però. Adesso bagnetto in piscina. Così, tic tac. Prima o poi devo provare tutto quello che c'è qua dentro. Ogni sedia, ogni divano, qualsiasi cosa che c'è, voglio dire di averla fatta. E niente, oggi va male. Qua bisogna fare un tuffo adesso. Oddio, ma è caldissima! È bollente ed è magnifico. Ma poi tutta l'acqua quando mi tuffo esce da qua. Ah, ma tutto intorno alla piscina c'è dell'acqua. Ma che roba stupenda. Guarda lì, piazzata. Il fatto che lì ci sia il mare è assurdo. Vado a vedere il mare, veloce. Per non parlare di questo lettino, devastante, attaccato alla piscina. E qua c'è il mare. E lì la tanta di Thomas. E questa è la nostra, guarda qua che roba. Io toccare il mare voglio farlo subito. Sto morendo di freddo. Hop, hop. Sentiamo com'è. Oh, è fredda, ma neanche troppo. Oh mio Dio, ma diventa profondissima subito. Qua, ghiacciata. E poi vado subito nell'acqua calda. Prendo uno, via, sotto. Forza. 1, 2, 3. Che bello. Non voglio mai più dormire, Cioè, voglio rimanere sveglio costantemente a fare giochini nell'acqua, robe. Cioè, ma che bello è. Siamo asciugati. Ora ci hanno portato champagne. Come si dice? Champagne. Dei dolcetti. Ci piazziamo qui. E chi ci sposta? Ah. Brutta. Ce la siamo goduta per qualche ora, siamo preparati per uscire e ovviamente solo adesso, perché ho provato a schiacciare un po' di luci, ho scoperto che siamo stati tutto il tempo al buio là, no? Però, guardate, cioè, c'era questa chicca e non l'abbiamo sfruttata. Ci rifaremo domani. Usciamo. Raccattate gli zii. Arrivati a Hooked. Ok, posticino. Ma qua c'è il mare. Oh, che bello. Che bomba. Qua mangiamo, qua c'è il mare. Ed è chiarissimo. C'è un'umidità pazzesca. È tutto bagnato. Non ha piovuto, Ed è così il tavolo. What do you suggest us? Ricotta cheese if you like. Because it's very good. Okay, let's go for it. You got Tenet's? Tenet's beer. No, that one without it. Have you ever seen the film Tenet? No. When you finish your turn, we go back to Dubai. Probably take it away. Era felicissimo e confuso. La mia proposta. And this is rakaka cheese. Cacca? This is rakaka cheese. La cacca? Yeah, it's Lebanese word. Rakaka. Ok, questa è la cacca. Io quindi passo. Ha fatto un bellissimo rumore. La cacca? La cacca. Io mi diverto un botto a questa roba. Non molto bene. Ah, questo mi piace molto. C'è un bordello di roba. Questo qua è che babbino tattico. Buono. Super buono. Poi aggiungi qualcos'altro. Non saprei cosa dire. Voilà. Superlativo. Si riparte. Torniamo nelle nostre umili dimore per fare il fuocherello con i marshmallow. Che figata! Mi hanno fatto fare tutta la strada trainato dal kart. E ora. Bello, Non si può spoilerare troppo della casetta. Qua ci sono tutte le attività da fare. Domani ce le studiamo bene e facciamo tutto. Si vede. Si vede. Ah, sei il buttafuori? Certo. No, sir. It's because I don't have the beard. That's why it seems that I'm young. Eccoci qua. Ma il fuoco? Prendiamo un po' di raspaglie. One bonfire.
and marshmallow. Thank you. Che poi stavi parlando al telefono ed eri viva voce. Cioè tu eri così col telefono ed eri viva voce. Non so se si prendesse l'audio dal telefono. Abbiamo ordinato il fuego. Bonfire. Oh, you have the fresh legna. Put the legna. Così è come scippa le nonne. You need that? Vai. What's your name, bro? Malik. Malik? Yeah. You are from? Where? From Sri Lanka. Sri Lanka, oh, wow. Guarda, guarda, what's that, bro? This is fuel. Fuel? Ah, benzina? Wow. You're like a piromane in Italy. Guarda lì, ma che roba. Can I start the fire, bro? Thank you. Attenzione che adesso faccio il danno. Eccolo. Olè. Wow, che figata. Che colore pazzesco che ha. Cioè, qua ci si può mettere tutti intorno. Tanta roba. Oddio, che caldo che arriva qua. Sì. Madonna. Spara. Aiuto, ha preso poco tutto. Ma sono buonissimi rispetto a quando li mangi normali, morbidi. Qua vogliono fare il bagno notturno, sono fulminati tutti, però non è che posso tirarmi indietro. Lo facciamo? No, sei pazzo! Si sta benissimo. Non è troppo fredda. Fredda e limpida che è. Bello. Molto bello. Bagno alle 4 di mattina. Subito senza pensarci due volte. Direi che è ora di andare a dormire. Buonanotte. Madonna, domani sarà dura. Chiudiamo questo. Teoricamente ci dovrebbe essere un tasto qua che spegne tutto. Close. Adesso buonanotte, che domani sarà una giornata impegnativa e stupenda. Buongiorno. Ovviamente pensavo che chiudere qua bastasse, invece bisognava chiudere anche lì. Quindi ci siamo svegliati prestissimo per colpa della luce. Adesso con questo pulsantino qua avviene la magia. Che ve lo dico a fare? Veramente spettacolare. Adesso ce la godiamo un attimo qua, prendiamo un po' di sole. Nel frattempo verranno a sistemarci la stanza e poi facciamo il room tour, anzi villa tour. Stanza pulita, quindi inizia ufficialmente il villa tour. All'entrata ci sono i nostri mezzi che ci permettono di muoverci rapidamente. Poi entriamo. Appena si entra si vede subito questo panorama stupendo. E adesso mostreremo tutto piano piano. Ciabattine omaggio, oltre a quelle da resort come i veri. Qui c'è questa altalena che non ho capito cosa sia, forse per mettere i vestiti sporchi qui dentro. Specchio, zona giorno con un divano, telecomandi perché la TV è smart, quindi può andare su internet, ma spero che nessuno che viene qui lo utilizzi. Ieri volevo utilizzarla però, per vedere i miei video. Scherzo, non scherzo. Qui c'è la zona cucina, senza la cucina, dove ci hanno dato acqua, patatine. Qua era pieno, le abbiamo tutte mangiate. Ma non è vero. Lei le ha tutte mangiate. Caffè, tè, me, tè. Vasca, utilizzabile anche come stand i panni. Bidone centrale, lavandini, doppio. Così non si litiga. Crema per il corpo, kit della vanità, cotton fioc e altri aggeggi che non so utilizzare. La cuffia per la doccia, manicure set. Questo è assurdo e non l'ho mai visto da nessuna parte. Forse perché non sono mai stata in un posto del genere. Però c'è un kit per farti il manicure, che ovviamente verrà a casa con noi. Anche questo è abbastanza sconvolgente. Ah, per raderti? Bello. Rasoio e schiuma da barba. E ora una chicca paurosa. La doccia. Sì, ma non arrende, se non ti... Guarda quanto è grande, esatto. È gigantesca. No, scemo! E di fronte alla doccia, Uces. Con anche il bidet. Grande chicca, complimenti. Subito fuori dal bagno esci che neanche te ne accorgi e c'è il letto che è stato decorato con delle bellissime scritte. Buon amore giorno, o magari buongiorno amore. Queste cose, insomma, cose da resort. Che poi sono dei pezzi di parma che hanno tirato su dal giardino. Ha sradicato il giardino per fare questo. Qui invece nel nostro, chiamiamolo,
giardino c'è qua un tavolino con due sedie, poi si cammina per di qua e questa cosa è bellissima, mi piace un sacco. Sicuramente mi incasterò il dito qua e mi lo spaccherò. Un tavolino, l'ombrellone, la piscina che è riscaldata. Infatti adesso, orca vacca, bagnato totalmente le ciabatte. Comunque adesso sarebbe impossibile andare qua dentro perché è bollente. Dall'altra parte c'è quello, un letto. Adesso ve lo mostro da vicino. Hop. Ed è comodissimo anche. Ti metti qua, così. Ah, si è piazzato. Hai la vista così. Poi, andando avanti, c'è la parte di spiaggia privata che... Non è delimitata, però ogni villa ha il suo spazio. C'è la zona per il fuoco che abbiamo sfruttato ieri. E poi questo pezzo qui che è la nostra spiaggia con due sdraio, un ombrellone. Questa qua è la casa da fuori, è magnifica. Lì c'è la casa di Thomas, da lasciare senza parole. Poi il rumore del mare a me mi rilassa tantissimo, è stupendo. Andiamo a vedere il mare un po' più da vicino a questo punto. La sabbia è bianchissima e l'acqua è trasparente in un modo assurdo. Wow. Che bella l'acqua, sì. E tra l'altro, se posso dire, abbiamo avuto anche super fortuna ad avere la villa centrale, perché così la nostra vista è proprio dritta verso il mare. Invece quelli che hanno le ville là magari guardano altre ville. Quindi grazie Zainurai. E con il mare si è concluso il villa tour. Quindi adesso andiamo a mangiare. Eccoci qua. Arrivate allo Smoking Pineapple. E qua ci sono pure... dei campi da tennis. Passando abbiamo visto delle ville giganti. Proverò a chiedergli se mi fanno fare il tour anche di quelle. Buongiorno. Can we ask another one of that? Okay. Me la fanno dentro il pineapple? Sì. Ma va. Questo è un forno per le pizze. Bellissimo. Sembra quasi bello quanto il mio fuoco di ieri. Ti rubo un pezzo intanto. Che aspetto. Sembra buona. Andiamo a vedere com'è là la situazione. Già noto i jet ski che mi sembrano molto interessanti da fare. Ah, wow. C'è una zona relax con le amache. Qua c'è anche uno schermo. Bellissimo quello. Un'altalena nel mare. E poi da lì, jet ski. Hi. Va bene, cadiamo 300 volte. Sì, perché tu già non sai andare in macchina, figurati in jet ski. Grazie. Eccoli lì! Wow! Questo è il nostro. Cadete subito! Ok, loro li vedono. No! Bro, don't be angry. No, no, explain. Ok, saliamo. Opla! Partiamo! È stupendo il fatto che puoi andare dritto per dritto e non c'è niente che ti ferma. È un antistress devastante. Già lavato. Dai, qual è il bello? Cambio guidatore, vediamo. Io vado a due all'ora. Premi questo. Ok. Oh, porca puttana, troia. E qual è lì, questo è il freno. Vai, accelera. No, vai. Io vado a... Vai, accelera, dai, premi tanto. Massimo, perché vai su? Dai, premi. Ho paura. Sì, ma guarda Thomas che mi è arrivato. No, Alea, ho paura di cadere. Vai. Laggiù c'è un'isola devastante con una casa enorme. Chissà di chi è? Io, triste. Anche lui. Wow, la parte più bella come al solito quando si cade. Concordi? No. Tornando dal jet ski, ho visto questa. E come è scritto lì, è la pista per fare surf. Devastante. Io non l'ho mai fatto davvero, quindi farò questo e mi spaccherò tutto. Non vedo l'ora. Domani immagino, perché adesso è chiuso. Nel prossimo episodio c'è la fontana di cioccolato. 30.000 euro a notte.
niente. No, bella grande.